Non mi capisci? Io lo devo fare. Non ho scelta. Io invece penso di sì. Una scelta c'è. Vuoi continuare a vivere nel passato regolando vecchi conti? Oppure ricominciare a vivere? Vuoi dire con te? Non parlavo di me. Però, visto che me lo chiedi, sì, con me. Possiamo sempre andare a Roma. La macchina della polizia è ancora là fuori. Tra poco arriveranno. Aspetta a dirlo, no? Magari il tuo incidente non c'entra nulla. Forse è vero che sono qui soltanto per la storia della casa galleggiante. Buongiorno, commissario Delbrück della polizia criminale, Luisa Maywald. Hanno sporto denuncia contro di lei per lesioni. La prego di seguirmi al commissariato. Che significa? Perché vuole portare Luisa in commissariato? Elisabeth Van Weyden ha sporto denuncia contro di lei per lesioni. Vuol dire Lissi? Ma Luisa è innocente. Vorrebbe forse negare. No, che... è esatto. Ho quasi investito Lissi Van Weyden. Inoltre abbiamo il sospetto che la signorina abbia assunto degli alcolici, perciò è necessario effettuare un esame del sangue. Luisa ha mangiato del tiramisù, non sapeva che dentro ci fosse del liquore, lei non regge l'alcol. Ci occuperemo noi dell'esatta dinamica dei fatti. Sta tranquillo, Simon. Non ho niente da nascondere. Vuole arrestare la signorina Maywald? Nel caso fosse confermato il sospetto che non abbia rispettato la condizionale, saremo costretti a farlo. La prego di seguirmi. Credi che sia possibile continuare così? Non so se questo sia possibile. Comunque, io voglio solo che tu sia felice. So che le tue intenzioni erano buone, ma questo non giustifica il fatto che mi hai mentito. Ti ho mentito solo perché ti amo. Io so quanto soffri per la morte di Victoria e so che vuoi che qualcuno paghi non per questo. Non qualcuno, Sophie, bensì Annabel. Lei ha ucciso Victoria. Non lo puoi dimostrare. Il tribunale l'ha giudicata innocente. Ti prego, Hagen. Ormai è finita, devi fartene una ragione. E fingere che Victoria non sia esistita. È questa la tua decisione? Ho promesso a Victoria che avrei mandato Annabelle in prigione. Non ci vorrà molto, vedrai. Me ne occupo io, sta tranquilla. Parlerò subito con l'avvocato Nova. Salga in macchina, per favore. Alla fine l'hanno arrestata. La vogliono solo interrogare. E se decidono di trattenerla? Non succederà, ci penso io. Santo cielo, che cosa è successo? La polizia ha portato via Luisa. Sei soddisfatto?
La polizia è appena andata via. Con Luisa. Già, devono verificare l'accaduto. Posso capire che Lisi abbia sporto denuncia. Però tu non hai parlato con la polizia, vero? Mi riferisco ad Hagen. No, sta tranquilla, manterrò la promessa. Nessuno saprà che siamo in contatto con lui. È importante che non lo sappia Annabel. Crede ancora che Hagen abbia paura di me e che si sia nascosto. Spero solo che questa situazione finisca presto. Forse questa volta Hagen riuscirà davvero a procurare le prove che Annabel ha ucciso Victoria e che lo ha aizzato contro di me. Sì, forse. Sono sicura che Hagen sa quello che fa. Lo dicevamo anche di Victoria. Elena, come si sente adesso? Le interessa sul serio? Perché ha dei dubbi? Quello che le ha fatto Hagen è stato davvero orribile. Non riesco ancora a capire che cosa gli si è preso. Non ce lo spieghiamo neanche noi. Il suo tè, signora Van Walden. Grazie, signor Adam. Per caso ci sono notizie di Hagen? No, non sappiamo dove sia finito. E lei sa qualcosa? Non credo proprio che mi contatterà. Sì? Sì. Sì, capisco. Deve essere stato veramente terribile per lei quando Hagen l'ha rapita e l'ha tenuta rinchiusa. Immagino che si sia spaventata a morte. Se io non fossi più tornata, le avrebbe fatto piacere, vero? Oh, come può pensare questo di me? Perché lei sta facendo di tutto per poter riavere Richard. Credo di averle già detto che a questo punto ho deciso di concedere il divorzio a Richard. Lei dice tante cose, ma non le crede più nessuno ormai. Richard non tornerà più da lei. Non è ancora detto. Allora, era questo che volevi? Che portassero via Luisa come una delinquente? Ti ho già detto che non c'entro con questa storia. E il liquore alle mandorle ci è finito da solo nel tiramisù? Non so come ci sia finito, ma io non ce l'ho messo di certo. Buon appetito, sorellina. Io e Sebastian abbiamo deciso insieme gli ingredienti, tenendo conto naturalmente che Luisa non deve assumere alcolici. Per questo ho usato solo l'aroma alle mandorle. Questo lo dici tu. È da un pezzo che te la prendi con Luisa. Hai sempre voluto che fosse punita per quello che ha fatto a nostro padre. È vero, ero arrabbiato con lei, però le ho chiesto scusa. Certo, dopo mangiato. Ragazzi, per favore, fatela finita. Non penserai davvero che lo abbia fatto di proposito? Che abbia aggiunto del liquore nel tiramisù sapendo che Luisa rischiava di investire di nuovo qualcuno? La mia ragazza, ad esempio? Io sono un paramedico. Non mi verrebbe mai in mente di fare una cosa del genere. Era quello che pensavo anch'io di te. Ma il tuo odio per Luisa è molto più forte dei tuoi principi. Non dirai sul serio, vero? Se Luisa finirà in prigione, la colpa sarà soltanto tua. Sì, va bene, Hagen, ti faremo sapere. Sì, senz'altro. Sì, a dopo. Ho parlato con Hagen, voleva sapere se Annabella era in casa. Vuole essere informato di ogni passo che fa. Ti ha detto che cosa hai in mente? No, mi ha chiesto di avvertirlo quando Annabella esce. Vuole venire qui. Spero che il suo piano funzioni. Annabella deve essere punita come merita. Come ho già detto, non sappiamo se quello che sostiene Hagen è vero. E perché Annabel mente? Lei dice di non aver più visto Hagen, ma noi sappiamo che è una bugia. Sì, ma non sappiamo cosa c'è dietro a questa storia. Io credo che Hagen sia sincero. Annabel lo ha aizzato contro di me perché mi uccidesse. E lui potrà dimostrarlo. Sì, purché questa non sia solo sete di vendetta. Dobbiamo fidarci di lui. In fondo glielo dobbiamo. Sì, avrà la sua possibilità.
Credevo fosse il tuo giorno libero. Sì, ma purtroppo c'è sempre qualcosa da fare e devo ancora controllare le liste degli ordini per la consegna delle bevande. Le liste degli ordini? Sì. Elsa, io ammiro il tuo zelo sul lavoro, ma adesso, per favore, rispondi alla mia domanda. Così dopo potremo goderci la nostra giornata libera. Ti dispiace ripetermi la domanda? D'accordo, ti rifaccio la domanda. Saresti felice di avere un figlio da me? I clienti vogliono qualcosa. No, non vogliono. Guardano di qua. E tu lasciali guardare. Prima di tutto mi devi rispondere. A prescindere da quello che ho detto io sui bambini, tu che cosa vuoi? Io... Innanzitutto io voglio... Voglio una certezza, cioè prima di prendere una decisione devo sapere se sono incinta oppure no, non credi? Beh, allora compriamo un test di gravidanza. Già fatto, è di sopra. Sì. Ciao. Vieni, vieni. Simon, volevo vedere come stavi. Deve essere stata una cosa terribile per te. Sebastian è tuo fratello. Non immaginavo che potesse arrivare a tanto. Eppure sembrava che volesse riconciliarsi con Luisa. Sì, lo credevo anch'io. Ma evidentemente voleva solo prenderci in giro. Forse l'ha fatto senza pensarci. No, è un'ipotesi che non regge. Dopo l'incidente di papà... Comunque, non posso immaginare che l'abbia fatto apposta. Senti, pensa a tutto quello che ha passato ultimamente. Il terribile incidente di vostro padre. Poi il coma e adesso l'operazione. Sì, e di tutto questo in colpa Luisa. Io non credo che si stia vendicando. Anche a me riesce difficile crederlo. Finora ha sempre cercato di salvare le vite umane, ma quello che ha fatto a Luisa è veramente grave e ha messo in pericolo anche Lissi. Mi chiedo solo se per la polizia questo faccia qualche differenza. C'era Luisa al volante e Luisa è stata denunciata. Oh, non oso pensare che cosa succederebbe se adesso lei finisse in prigione. Non permetterò che succeda. Simon, che cosa ne sarà di voi? Vi siete appena fidanzati. Se posso fare qualcosa per te, devi solo chiedere. D'accordo? Grazie, Nora. Apprezzo il tuo sostegno. Voglio telefonare alla signora Novak. A Luisa servirà un avvocato. Certo. Buona fortuna. Grazie. Signora Novak, buongiorno, sono Simon Becker. Come può Simon accusarmi così? Tuo fratello è molto preoccupato. Lo capisci, teme che Luisa possa finire in prigione. Sì, lo so, ma io non sono il suo capro espiatorio. Sebastian, eri molto agitato anche tu. Con tutto quello che è successo a tuo padre, non c'è da meravigliarsi se... È vero, volevo che Simon lasciasse Luisa. Poi però ho capito quanto si amano, per questo mi volevo scusare. Sì, ma avevi sul serio intenzione di farlo? Certamente, mamma. Un momento, non penserai anche tu che io... No, io sono sicura che tu non volevi fare del male a Luisa, però tutte le circostanze... Io non volevo fare del male a nessuno. Sebastian, tu sei ancora troppo sconvolto. Non è colpa tua, se per... Di cosa stai parlando? Senti, tesoro, perché non vai da loro e non gli spieghi come sono andate le cose? Sono sicura che capiranno, che ti perdoneranno. Non c'è niente da perdonare perché io non ho fatto niente, lo capisci o no? Sebastian, tua madre sta cercando solo... gli affari tuoi! Un momento! Basta! Perché non ne parliamo con calma? Non abbiamo niente da dirci se non mi credete! Ciao, mamma! Siamo di buon umore. Ho dovuto consolare Simon. Veramente? Sì, la povera Luisa è stata portata via dalla polizia. Sa di non reggere l'alcol perché si è messa di nuovo al volante. La polizia è stata qui? Sì, il commissario Delbrook e un altro poliziotto. Ma la polizia è venuta soltanto per Luisa? Sì, e adesso è andata via con Luisa. Ah, allora il tuo piano ha funzionato. Quale piano? Quello di far finire Luisa in prigione per poter avere via libera con Simon Becker. Complimenti, impari in fretta. No, ma non è stato poi così difficile. Non devo più prendere
lezioni da te e me la cavo molto bene anche da sola. Se lo dici tu. Ma anche se Luisa andrà in prigione, non è detto che Simon voglia rimettersi con te, mia cara. Di questo me ne occuperò io. Come procede il tuo riavvicinamento a papà? Lascia che di questo mi occupi io. Ah sì? Poco tempo fa non la pensavi così. Con Richard ho dovuto fare la parte della figlia disperata. Ma adesso le cose sono cambiate. Ne sei sicura? Da quello che vedo, Richard e Elena stanno andando d'amore d'accordo. Non fa niente, ho sempre ottenuto quello che volevo anche senza il tuo aiuto. No, signora Novak, la polizia l'ha portata via subito. Ha già rilasciato una dichiarazione? Il commissario la voleva interrogare in centrale. E le vuole fare il test alcolemico. Temo che la situazione sia molto seria. Che cosa vuol dire? Se Luisa viene condannata per lesioni, decade il beneficio della condizionale. Ma lei non ha colpa dell'incidente. C'era lei al volante e ha messo in pericolo la vita di una persona. Sì, però quando Luisa è salita in macchina stava bene. Signor Becker, io sto dalla sua parte, ma ho il dovere di dirle che le cose stanno così. Non possiamo farci illusioni. Signora Novak, è lei l'avvocato. Deve esserci un modo per aiutare Luisa. C'è solo un modo. Sperare che Lizzie ritiri la denuncia. E così Luisa sarebbe libera. Deve inoltre risultare che il tasso di alcol presente nel sangue era minimo. In questo caso Luisa non avrebbe commesso nessun reato e non avrebbe infranto la condizionale. Capisco. In caso contrario, dobbiamo essere pronti al peggio. Luisa dovrebbe scontare la condanna per l'incidente con Harald Becker. In parole povere? 2 anni di carcere. Tre minuti sono un'eternità. Forse il contaminuti non funziona. Lo farebbe tic-tac. Facciamo finta di non essere in casa. Può essere una cosa importante. Va bene, mi faccio sentire io più tardi. Grazie. Sophie. Ciao. Posso entrare o forse disturbo? No, affatto. Accomodati. Grazie. Ciao, Conrad. Ciao, Sophie. Allora, io ho mostrato ad Hagen la scatola con le cose di Victoria, come mi avevi consigliato di fare. Deduco che non sia andata molto bene, non è così? Le ho provate tutte per fargli capire che non ha alcun senso vivere nel passato. Questo significa che non riesce a voltare pagina. Speravo tanto che ce la facesse. Gli ho anche detto che avrei accettato di sposarlo. Cosa? Allora avevo rifiutato la sua proposta per un'altra ragione. La situazione non era quella giusta. Ma adesso pensavo che avremmo potuto ricominciare da capo. Lui però ha rifiutato. Vuole rimanere qui e far finire in prigione Annabelle. Ciao. Ciao, Hagen. Annabelle è uscita. Non voglio che qualcuno ci veda insieme. Annabelle non deve ancora sapere che mi è tornata la memoria. Possiamo parlare con calma. Ha detto che andava a fare una passeggiata. Hagen, questa storia non mi piace. Che cosa hai intenzione di fare? Ci ho riflettuto a lungo. Ho deciso di affrontare Annabelle. Le dirò che ha tentato di indurmi ad ucciderti. E le dirò anche che so che ha Victoria sulla coscienza. E se Annabelle negasse tutto? E si perderà questo divertimento. Proverà piacere a raccontarmi quello che ha fatto a me e Victoria. E voi sentirete tutto dal vostro nascondiglio. Sembra un piano molto semplice. Già. Così potrete testimoniare contro di lei in tribunale. Che cosa è stato? Niente. C'era da aspettarselo che Hagen non avrebbe rinunciato a vendicarsi di Annabelle. Speravo che i suoi sentimenti per me fossero più forti. Mio fratello è testardo, ma alla fine si riesce sempre a farlo ragionare. Non ne sono così sicura.
In questo momento è troppo arrabbiato per pensare a voltare pagina. Proverò a parlare con lui. Avevo già intenzione di farlo. Grazie. Ora devo andare. Sophie, puoi sempre contare su di noi, lo sai. Grazie a tutti e due. Ciao. Bene, ora torniamo a noi. Prendo il test. Ora si fa sul serio, Elsa. Allora? Pensavo di guardarlo insieme. D'accordo. Sei pronta? Una striscia. È negativo. Aspetta, potrebbero essere due. Quante sono allora? Una o due? Qui se ne vede soltanto una. Allora è negativo. Quindi non sei incinta? Non sono incinta. Sarai contenta, era quello che volevi. E le dirò anche che so che ha vittoria sulla coscienza. Adesso tu morirai. Hagen, vedo che è tornato. Come sta? Bene, grazie. Che cosa vuole? Solo parlare con lei. Di quello che ha sentito prima in biblioteca. Cosa? Non so di cosa parla, sul serio. Ho visto che era lì. Può anche risparmiarsi questi giochini. Dov'è il DVD? Quale DVD? Ancora continua? Il DVD sul quale ha registrato la confessione di Annabelle, tempo fa, in biblioteca. La smetta, Nora, me lo ricordo bene anch'io. Noi due avevamo fatto un bellissimo accordo. Io avrei indotto Annabelle a confessare e lei avrebbe registrato tutto. Annabelle ha distrutto il DVD. Era d'accordo con sua madre fin dall'inizio. No. Allora perché mi ha colpito? Perché voleva uccidere Annabelle. L'ho minacciata con la pistola solo perché volevo farle pressione. E lei, Nora, che cosa ha fatto? Mi ha quasi colpito a morte. E poi insieme mi avete portato nel bosco e mi avete abbandonato lì come un cane. Speravate che morissi, vero? No, io non volevo che morisse. Lei, Nora, è responsabile del fatto che ho perso la memoria e che Annabelle è ancora libera. Ma i miei piani andranno ugualmente in porto. Vuole mandare in prigione Annabelle? Sì. E lei non riuscirà a impedirmelo. Allora? Come va la mano? Fa un po' male. Immagino che ti sarai spaventata parecchio. Altro che. Ci è mancato poco che non fossi investita. Sì, lo so. Mi dispiace tanto. Non ti devi scusare, tu non c'entri niente con questo. Luisa non l'ha fatto apposta ed è molto dispiaciuta per l'accaduto. Non doveva mettersi a guidare se era ubriaca. Ah, Lizzie, come stai? Meglio. Eva mi ha raccontato quello che è successo. Luisa ha appena avuto la condizionale. Potrebbe essere condannata a 2 anni di prigione. Se la denuncia non verrà ritirata. Dovrei mentire ad Annabelle. Nora. Lei è molto brava a mentire. Ha forse raccontato subito a Richard di avermi colpito alla testa e di avermi scaricato nel bosco insieme a sua madre. No? In tal caso dovrà fare uno sforzo e tacere ad Annabelle che mi è tornata la memoria, chiaro?
D'accordo. Bene. Se non si atterrà agli accordi, racconterò ogni cosa a Rickard. Credo che per lui sarebbe una grossa delusione. Dopodiché farò in modo che lei sia rinchiusa in prigione per parecchi anni per tentato omicidio. D'accordo. Non dirò niente. Bene. Lissi, tu sai quanto tengo a Luisa e tutta la mia vita. Anche Sebastian ama tanto suo padre. Certamente. Lo amo anch'io. E capisco che condividi il dolore di Sebastian, sei la sua ragazza. Ma questo non cancellerà l'incidente di nostro padre. È vero, ma... in questo modo possiamo impedire che succedano altri incidenti. Lissi, so che sei ancora sconvolta, ma in fondo non ti è successo niente. Vuoi che Luisa finisca in prigione per i prossimi anni? Soprattutto se è innocente. Come fa ad essere innocente se ha guidato di nuovo ubriaca mettendo in pericolo la vita della gente? Lissi, tu conosci Luisa. Non agirebbe mai da irresponsabile di sua spontanea volontà. Posso capire che sei arrabbiata con Luisa, però ti prego, pensaci bene. Mandandola in prigione non aiuterai di certo nessuno. Non aiuti mio padre, non aiuti mio fratello e neanche te stessa. Lissi, ti prego. Rifletti su quello che ti ho detto. Se scegli di non ritirare la denuncia, ci saranno gravi conseguenze. Non soltanto per Luisa, ma anche per me. E per tutti quelli che le stanno vicino. Neanche io voglio che finisca in prigione. Però non posso minimizzare quello che è successo. Luisa mi ha quasi investita. Non sono caduta accidentalmente sul prato davanti a casa. Ma Lissi, questo non lo pensa nessuno. Tanto meno Luisa. Allora chiedilo a Nora. Lei ha detto questo? Sì. Vuole proteggere Luisa, è evidente. Ah, Sebastian, meno male che sei qui. Stanno cercando di convincermi a ritirare la denuncia contro Luisa, nonostante abbia investito tuo padre e a momenti anche me. Sì, Lissi. Sono d'accordo anch'io. Cosa? Ma mi avevi sì, detto che... Sì, lo so, ho detto che Luisa doveva essere punita per quello che ha fatto a mio padre. Ma non in questo modo. Questa volta è innocente. E non c'entro nemmeno io. Ti prego, Lissi. Ritira quella denuncia. Quindi sono stati i funghi che ti hanno fatto stare male. Sì. Che ti succede? Ma come, non sei contenta? Certo, non sono incinta, proprio quello che volevamo, sono contenta. Quello che volevi tu. Pensavo che fosse troppo presto per un figlio. Dopo il divorzio da Ben è successo tutto talmente in fretta. Non eri neanche sicura di volere una relazione fissa, per non parlare di mettere su famiglia. Allora perché hai quello sguardo triste? Forse non era poi così presto. Voglio dire, i bambini non arrivano mai al momento giusto. Significa che vorresti avere dei figli da me? Credo che per ora ne basterebbe uno. Dici sul serio? Conrad, io ti amo. E non riesco ad immaginare un padre più paziente e affettuoso di te. Ma devi promettermi una cosa. Mai più i funghi. Promesso. Mai più funghi. Grazie.
Se qualcuno la vedesse, allora... Saprebbe che hai investito tu, Harald Becker, ma grazie al mio aiuto nessuno avrà mai in mano questa foto. Non capisco, Hennig non l'ha ricevuta. Certo che l'ha ricevuta, solo che non mostra te, ma Luisa, e tutti penseranno che è stata lei a investire Harald Becker. Grazie. Credi davvero che in questo caso un semplice grazie sia sufficiente? Dovevo immaginare che non mi hai aiutata per puro altruismo. L'amore è un dare e avere. Per te, Nora, è arrivato il momento di dare. Che cosa vuoi? Voglio che Richard rinunci a divorziare. Mio padre ti odia. Allora devi farti venire in mente qualcosa alla svelta, altrimenti la foto dell'autovelox potrebbe anche finire nelle mani di Luisa e di Hennig. I miei piani andranno ugualmente in porto. Vuole mandare in prigione Annabel? Sì. E lei non riuscirà a impedirmelo. Ho sentito che cosa è successo a Luisa. Sei stata molto gentile a occuparti subito di Lissy. Figurati, era il minimo che potessi fare. Certamente. Per fortuna ti trovavi sul posto. Hai fatto in modo di minimizzare l'incidente con Lissy perché si arrabbiasse ancora di più e denunciasse Luisa, vero? Non capisco. Che cosa vuoi dire? Hai sfruttato la situazione a tuo favore. Se Luisa dovesse passare i prossimi anni in prigione, tu potresti consolare Simon. È un'accusa davvero ignobile, vergognati! Sei proprio una pessima attrice, Nora. E scommetto anche che non hai idea di chi possa aver fatto ubriacare Luisa. Tu sei esperta in queste cose. Come quella volta che hai fatto in modo che Luisa mi baciasse. Se non sbaglio, ti era piaciuto. Ti sbagli, Nora. Io non manipolo la gente per ottenere quello che voglio. In questo modo non avrai mai Simon. Questo lo vedremo. Quello che vedremo sarà un tenero abbraccio tra Simon e Luisa. Simon, Sebastian e io abbiamo chiesto a Lissy di ritirare la denuncia. Vedo che non riesci a contenere la tua felicità. Katarina ci avvertirà quando arriva Annabel. Sei sicuro che sia la cosa giusta? L'ho già fatta confessare una volta. Sì, ma non abbiamo prove al riguardo. Oltretutto sei stato anche colpito alla testa. Non credo che Annabel mi farà del male. Comunque ho voi come testimoni, no? Ti prego, sta attento, Hagen. Sì, tranquilla. La signora Van Weyden sta arrivando. Grazie, Katarina. Tutto chiaro, Richard? Hagen, che cosa fai tu qui? Adesso ricordo ogni cosa. È stato un bel gesto da parte tua ritirare la denuncia contro Luisa. C'è stata una tale alzata di scudi che alla fine mi sono arresa. Luisa! Si è ringraziato il cielo. Lissy, come ti senti? Come va la mano? Non è niente di grave, solo un graffio e una lieve contusione. Sono davvero felice che non ti sia successo niente. Sì, lo so, Luisa. Scusa, ho capito soltanto dopo che non è stata colpa tua. Ad ogni modo, questo non doveva accadere. Quando ho sporto la denuncia, ero davvero arrabbiata con te. Ti posso capire. Sai, mia madre è morta in un incidente e poco tempo dopo il colpevole era già a piede libero. Lasci che stiano da sole. Luisa è tornata? Sì, Lissy ha ritirato la denuncia. Ah, sono contento, finalmente ora tornerà la pace. Non lo so, la faccenda non è stata ancora chiarita. Ci sono altri problemi? Sì, non ho ancora capito chi può aver messo il liquore alle mandorle nel tiramisù.
anche se lei volesse incolpare me, sappia che il liquore alle mandorle è un ingrediente extra del tiramisù. Io e Sebastian abbiamo volutamente preparato il tiramisù senza aggiungere anche il liquore alle mandorle, perché sapevamo che l'avrebbe mangiato anche Luisa. In tal caso è stato qualcun altro ad aggiungere il liquore. Mi chiedo solo chi. Sì, all'improvviso ho ricordato tutto il mio passato. Oh, sono contenta per te. Deve essere stato terribile perdere la memoria. Altro che. Chiunque può raccontarti qualsiasi cosa. Volevamo soltanto proteggerti, Hagen. Credimi, te l'assicuro. Tu mi volevi proteggere. Mi hai detto che Elena ha ucciso sua figlia, cosa che all'inizio mi ha molto irritato. In effetti lo trovo davvero assurdo. Dopodiché mi hai anche convinto a crederci. Mi dispiace, Hagen, ma non so davvero di che cosa stai parlando. Come hai fatto, Annabelle? Ho anche creduto che Elena mi volesse uccidere. Oh, pensavi che Elena ne fosse capace? Sei stata tu a farmelo credere. Io? Santo cielo, Hagen, come fai a pensare questo di me? È chiaro che avevi un complice. Qualcuno che mi ha spinto davanti al taxi proprio un attimo prima che Elena arrivasse. Sei stata tu ad architettare tutto. Non avevo idea che ti fossero accadute cose del genere. Che tu avevi premeditato. Hagen, ora sono preoccupata per te. È mai possibile che insieme alla memoria ti sia tornato anche il tuo antico odio? Il mio odio, Annabelle, per te è un eccitante. Per questo mi hai raccontato di aver avvelenato Victoria. Solo per dimostrarmi quanto sei potente. Di sicuro ti è piaciuto tanto quanto assistere alla morte di Victoria. Capisco. È stato un periodo molto difficile per te. Ma io non so davvero... Andiamo, Annabelle, tira giù la maschera. Perché non ci godiamo il momento della verità? Come l'altra volta in biblioteca. Hagen, credo che tu non sia ancora guarito completamente. Hai bisogno d'aiuto. Ti prego, mi devi promettere che vedrai uno specialista. A proposito, qui fa molto freddo. Dovresti chiudere la porta finestra. È fantastico. Sì. Non il cielo. Non riesco a credere che sei tornata da me. Che sei libera. Sono contenta che Lissi abbia ritirato la denuncia. Quando ho parlato con lei, non credevo che l'avrebbe fatto. Forse è stato tuo fratello a convincerla. Sì, il suo intervento è stato decisivo. Secondo me era sincero quando mi ha chiesto scusa. Vorrei tanto che lui non c'entrasse affatto. Magari non c'entra davvero. Lo vorrei credere, ma mi risulta molto difficile. Mi ha aiutato moltissimo con Lissi. Comunque non mi interessa chi è stato. Può capitare altre volte che io beva degli alcolici e faccia del male a qualcuno senza rendermene conto. In futuro starò più attento a te. Ma io devo riuscire a farlo da sola. Certo che ci riuscirai, ma adesso ci sono anch'io. E penso che tu dovresti permettere a chi ti sta vicino di prendersi cura di te. Sapeva tutto. Annabelle sapeva che era una trappola. Ma noi tre eravamo gli unici a saperlo. No, anche Nora. Nora? Ma com'è possibile? Ci ha spiati. Vi ricordate il rumore di prima? Perché non ci hai detto niente di Nora?
Perché non volevo farvi preoccupare. Ho parlato con lei e aveva promesso di non dire niente a Annabelle. Smetti, Hagen, adesso basta, adesso basta! Non devi coinvolgere Nora nei tuoi piani di vendetta. Ma noi sappiamo che Annabelle ha mentito, Richard. Perché ha negato di aver incontrato Hagen dopo il tuo rapimento? Dietro la sua menzogna c'è il fatto che l'ha manipolato perché mi uccidesse. Purtroppo non abbiamo prove, Elena. Hagen, fammi un grosso favore. Smettila di covare pensieri di vendetta nei confronti di Annabelle. Avevi ragione, tesoro mio. Hagen voleva tendermi una trappola. La porta finestra era aperta e potevo sentire l'odore di Richard e Elena. Senti, basta, smettila. Sei in debito con me. Sì, certo. Ho qui una tua bellissima foto mentre sei al volante, poco prima che investissi al Becker. Conosco benissimo questa foto. Allora siamo pari. No. Niente affatto. Che cosa vuoi dire? E se io dicessi in tribunale di aver sentito la tua confessione, che hai dato a Victoria il bicchiere con il veleno di serpente, e se testimoniassi anche Hagen, non ti giudicherebbero non colpevole. Cosa vuoi ancora da me? Voglio che tu faccia in modo che io torni con Simon, cara mamma. Credevo che anche a te interessasse arrivare alla resa dei conti con Annabelle. Sì, è quello che... No, non è affatto vero! Tu non vuoi accettare il fatto che la donna che hai amato sia un mostro di malvagità! Se non la conoscessi bene, direi proprio che ha paura di me. Non si senta troppo sicura, Annabelle. Prima o poi farà un passo falso. Simon è molto fortunato ad avere te. Sono io la fortunata. Dopo tutto quello che gli ho fatto passare, Simon è ancora al mio fianco.